Buonasera a tutti, benvenuti al nostro forum del lunedì. Grazie per quanti, ecco, per voi che siete qui in presenza, anche per quelli che sono online, che in questo momento non ci vedono, ma che ci vedranno tra poco. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore anche di avere con noi Monsignor Luigi Bressan, l'arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Luigi Bressan, che è arcivescovo emerito di Trento. E ve lo introduco perché ha una carriera molto ricca, molto interessante. Monsignor Bressan è sacerdote dal 1964 ed è ritornato stasera alla Pontificia Università Gregoriana perché ha fatto un dottorato qui alla Gregoriana in diritto canonico. È il vescovo dal 1989. E poi ha lavorato per tantissimi anni come diplomatico nel servizio diplomatico della Santa Sede. Io gli ho chiesto un po' gli anni, abbiamo riassunto la sua storia in queste poche righe, 11 anni nelle istituzioni internazionali, a servizio delle istituzioni internazionali, poi 13 anni in Asia. In Pakistan, in Corea, in Thailandia, in Myanmar, eccetera, eccetera, quindi anche nel sud-est asiatico, e poi in Africa, nella Costa d'Avorio e in Brasile. E infine 17 anni come arcivescovo a Trento. E, quindi ha presieduto due commissioni per la Conferenza Episcopale Italiana. E dal 2016 anche incaricato di organismi nazionali, tra cui la FOCSIV, che è la Federazione degli Organismi Cristiani e Volontari del Mondo, ed è autore e coautore di una dozzina di volumi, dei quali uno sui temi cristiani nell'arte mogul, indo-musulmana, e un altro su Maria nella devozione pitture musulmane, un terzo sull'Annunciazione meditata e dipinta da cristiani e musulmani, ed è molto attivo anche nel campo del dialogo interreligioso, quindi ha tanti contatti, tante esperienze qui in paesi a minoranza cristiana. Quindi sono rimasto qualche mese fa colpito da una sua presentazione proprio del tema di questa sera, della pittura, della devozione di Maria nell'Islam. E quindi abbiamo pensato di averlo con noi per presentarci proprio questa sua ricerca che porta avanti da molti anni. Quindi il tema di stasera è Mariam nella devozione e pittura dell'Islam. Maria, madre di Gesù, è una figura molto rispettata ed è spesso invocata anche dai musulmani. Infatti è la sola donna menzionata con un nome proprio nel Corano. Il forum di questa sera vuole offrire un'analisi dei vari testi e integrarli con una serie di immagini, sono decine di riproduzioni artistiche che lui ha collezionato, ce ne presenterà alcune questa sera, che illustrano gli asserti provenienti dagli atelier artistici della Persia, dell'India, dell'Impero Ottomano e da qualche pittore musulmano vivente. E molte di queste pitture che stasera ci regalerà, ecco, come immagini, e sono conosciute solamente da rari specialisti. Quindi ringraziamo Sua Eccellenza Monsignor Bressan per aver accettato l'invito, per essere con noi e lo ascoltiamo volentieri. Come al solito vi ricordo che al termine della presentazione avete la possibilità di fare osservazioni, di fare domande. Ecco, si tratta di un forum, quindi dedicheremo un po' di tempo a questo momento di scambio. Buon ascolto. Bene, grazie professore per l'invito e con emozione dal 67 ritornare in questa università. Beh, ero passato anche prima nel frattempo e mi scuso per le lacune, il tema è vastissimo e non pretendo di conoscere certo tutto. Il mio approccio poi parte da una visione cristiana e mi confronto col Corano e con le pitture. Si potrebbe partire analizzando sura dopo sura, versetto del Corano. Io ho fatto l'altro approccio e cercando poi di vedere tutto quello che il Corano dice. Dunque, nell'89 mi trovavo a Lahore, seconda città artistica dell'impero mogol, impero indiano, e anche seconda città del Pakistan attuale. Visitai il museo ed entrai nella sala Islam e trovai questo stupendo
tappeto iraniano del 1700, certamente in alto si vede l'Annunciazione, un angelo che porta un bambino a Maria, poi Maria con Gesù sulle ginocchia e sotto, pensavo, Maria, Giuseppe e Gesù al suolo. Ah, mi chiesi, ma questo è testo evangelico del Vangelo, come mai in questa sala che pure si chiama Islam, la sala? Cominciai subito a vedere, anzitutto c'è la particolarità che, beh, degli angeli, la forma delle ali, vabbè, insomma. Poi l'angelo porta il bambino già fatto, ma sapete anche nel Medioevo ci sono tante rappresentazioni in cui scende dal cielo la colomba, ma scende anche un bambinello già fatto, anzi con la croce in genere, sulle spalle. Quindi, boh, niente di sorprendente. E c'era un'altra anomalia, il fatto che prima sia Gesù sulle ginocchia e poi sia posto per terra. La mia grande meraviglia è stata quando finalmente ho potuto fare una fotocopia e una foto e leggere, era difficile per motivi tecnici, ma il museo è disponibilissimo, e leggere che la scritta sopra Maria, e quello che pensavo Giuseppe, invece dice Mariam e Zaccaria. Eh sì, era la versione musulmana, appunto, dell'Annunciazione della nascita di Gesù. Poi mi chiedevo, ma si può dipingere nell'Islam? E allora ho scoperto che pitture musulmane esistono già dal IX secolo, c'è un testimonio dei visitatori in Cina, ho scoperto che si tratta di un hadith rispettabilissimo, che alcuni fratelli musulmani appunto accettano, altri invece pensano che rimanga libero. Certamente l'India, Mogol, sapete, 1525 praticamente fino al 1800, ma soprattutto al 1700, grande potere, amavano soprattutto la Madonna Salus Populi Romani. Qui ne vediamo una versione, Deccan, uno dei stati appunto dell'India, versiamo l'originale, vediamo un'altra versione arricchita poi di monumenti indiani locali. Questo era, cioè, una grande devozione. Un fenomeno simile è avvenuto anche in Etiopia. Occorreva il permesso speciale del Papa. Il re, l'imperatore Mogol, quando l'ha avuta per alcuni giorni in casa sua, poi ne ha fatto fare coppie e ne esistono altre, mostro due appunto, entrambe del signor Folmer. Ecco. E questa grande... Quello che sorprende di più, e questo è esposto al museo di Delhi, è che l'imperatore stesso abbia nelle mani la Madonna. C'è una pittura corrispondente che invece ha il globo nelle mani. Qui vediamo che sta contemplando Maria. Certamente questa pittura, questo è l'imperatore Jahangir, siamo verso il 1620, e Akbar è il primo grande imperatore che introduce i gesuiti, che li favorisce, che vuole avere arte, chiede continuamente, costantemente, anche c'è anche il ministro, diciamo l'ambasciatore del Regno Unito e poi qualche mercante di passaggio di stampe. E Jahangir, suo successore, già da principe, si chiamava principe Salim, coltivava molto l'arte e amava anche tanto soggetti cristiani. Questo vedete quanto è ornato, questa miniatura certamente viene dall'atelier imperiale, non c'è dubbio di questo. Ecco, la scritta sorprende, chiunque ha conosciuto Maria ha trovato te, o Dio, e chiunque ha trovato Maria ha conosciuto te. Lui era molto devoto anche di Maria, della Madonna. Ecco, la troviamo dunque così, lo vediamo in particolare. Pensate poi alla raffinatezza di questi pittori, con un pelo di cammello dipingevano per essere così precisi, perché gli spazi, guardate che una miniatura vuol dire A4, un foglio A4, quindi immaginatevi
quanto era. Molto sorprendente è anche che i loro palazzi fossero ornati con quadri religiosi. Abbiamo almeno 3 miniature, ne mostro 2 adesso qui. Una si trova a Boston e l'altra a Windsor, dunque nel Regno Unito. In alto, sulla sinistra, poi vedremo un dettaglio, dell'imperatore, sulla figura di sinistra, c'è l'immagine di Maria, mentre sull'altra, la seconda, sarebbe sulla destra. Poi ci sono anche personaggi europei. Lo sappiamo questo sia dalla descrizione dei gesuiti, sia dalla descrizione anche di altri visitatori. Dice, sembrava quasi di essere in una cappella. Nella prima, quella di sinistra, vedete c'è anche un personaggio vestito di nero, con cappello nero, è un gesuita. Vediamo adesso un particolare, ecco, vedete sopra la testa, sulla destra dell'imperatore, imperatore Jahangir, questo sempre, ecco, quale sta accogliendo i fili. Non c'erano le macchine fotografiche a quei tempi, ma incaricavano i pittori di rappresentare i vari eventi. Già il padre suo aveva molto favorito l'arte, la pittura e l'apprendimento delle tecniche artistiche dell'Occidente. I Mogol venivano dall'Asia centrale, praticavano già la pittura, in India hanno trovato un altro stile e hanno saputo adattarsi. Ebbene, Jahangir, no, volle che uno dei catechismi preparati dai gesuiti fosse degnamente ornato con grandi pitture. Ecco, lo troviamo qui. Mirat al-Quds vuol dire specchio della verità. Si trovano Cleveland Museum of Art, poi qualche foglio sparso, uno ce l'ha Folmer. Vediamo Maria che va al... E questo è l'atelier imperiale. Sorprende, certamente, che un principe musulmano faccia fare quelle decorazioni, ma sappiamo che la venerazione per Maria, sappiamo che delle religioni orientali, diciamo orientali, insomma, per intenda, diciamo, per non strettamente d'origine europea, non è neanche il cristianesimo europeo, a dire il vero, beh, quella che più parla di Gesù è proprio l'Islam. Ebbene, vediamo Maria addosso di un cammello che va verso Betlemme. Ecco. E poi Maria che suona le porte cercando di avere un alloggio quando arriva a casa. Giuseppe non compare mai nella tradizione musulmana. Ecco. E solo più tardi c'è una breve menzione perché le letterature appunto si confondono. E questo senz'altro è stato sponsorizzato da Salim. Ecco, vediamo qui un'altra. Maria presenta Gesù ai pastori, ecco, anticipando quello che sarebbe detto dopo per sé su questi aspetti. Ora, la devozione è molto diffusa. Ci sono altri esempi di devozione, naturalmente, nella storia. In Siria e in Egitto vi sono dei santuari che sono sorti per la visione di musulmani, dei musulmani che dichiarano di aver visto Maria Santissima. Sono luoghi di pellegrinaggio anche per i cristiani, benché la Chiesa cattolica non abbia concesso un'approvazione formale di apparizione. Sapete, si può distinguere tra la visione e l'apparizione. In Siria, nel 2015, è stata aperta una nuova moschea dedicata a Maria, Santa Maria, Al-Saida Mariam. 2 anni dopo le autorità degli Emirati Arabi Uniti, a Abu Dhabi, hanno rinominato la madre di Maria, madre di Gesù, Mariam Issa, una grande moschea. In Pakistan c'è sempre un grande pellegrinaggio a settembre, 100-200.000 persone, già al mio tempo adesso so che si continua, e ci sono numerosissimi musulmani che prendono parte. In Libano si va a pregare, soprattutto al grande santuario, sta sopra Beirut, e questo grande costruito proprio sulla montagna. Sopra vedete un incontro, io ero là,
uno di quei vestiti di bianco, ben inteso, ecco, e con il vescovo invece quello davanti, e ci sono anche dei musulmani, siamo incontrati, un incontro casuale alla preghiera, che loro. E in Libano, proprio è stato uno sheikh che ha promosso l'iniziativa, per cui il 25 marzo sia festa civile, come per noi il 15 agosto, per intenderci. E dal 2009 effettivamente si celebra, la foto sotto non è molto chiara, è una preghiera comune appunto tra cristiani e musulmani, musulmani e cristiani insieme, il giorno dell'Annunciazione, e questo è proprio l'evento. In Turchia, la casa di Maria, sopra Efeso, è un luogo impressionante di devozione mariana. Non ho mai visto tante testimonianze, per esempio, di bigliettini fissati nel muro, insomma, come c'era lì. Sono alcuni esempi, ce ne sono altri, nel mio libro ne parlo anche. Una varietà di approcci della vita, ecco, troviamo certo anche questi e li teniamo presenti. Non entro nella questione della liceità della pittura iconica, non spetta a me dire se sia o non lo sia, c'è il fatto che esistono queste molte miniature che riferiscono testi comuni. Ecco, qui troviamo un libro, Biblical Themes, un Mughal Painting, pittura indiana, ecco, molto più influenzata che non per esempio quella iraniana o persiana, che è molto più antica, dico molto influenzata dal mondo occidentale. Ecco. Dunque, o sono opere ispirate da artisti cristiani o rielaborate dai musulmani. Vi è anche il fenomeno contrario, ma qui oggi non lo analizzo, influssi orientali dell'arte mogol, dell'arte indiana, dell'arte iraniana, naturalmente la pittura europea, Rembrandt è un grande caso. Allora, non vado a spiegare l'origine dell'Islam, Muhammad con tutto il nostro rispetto, ma certamente sappiamo che Muhammad, profeta dell'Islam, nel 630 entra alla Mecca, vittorioso sui suoi nemici, e fece distruggere tutte le immagini degli dei pagani della Kaaba. Secondo una diffusa tradizione musulmana, però, Muhammad conservò l'immagine di Maria, madre di Gesù. Oggi non è accettata, ma ho trovato questa miniatura che viene dal Museo di Berlino, dove appunto vediamo Muhammad sostenuto dal genero Ali, che sta togliendo le statue delle divinità. In alto, sulla sinistra dell'immagine, c'è quella figura che non so interpretare, ho chiesto a qualche esperto, non sa spiegarmi, potrebbe essere l'immagine appunto di Maria, che lui appunto secondo la tradizione prevalente avrebbe rispettato, avrebbe lasciato. Ecco. Brevemente ricordo che il Corano si divide in sura, ogni sura si divide in, sono 144, ogni sura si divide in versetti, ce ne sono quelli molto, sure molto brevi, sure molto più lunghe. Si parla della creazione, si parla degli eventi del peccato originale, la cacciata dal paradiso terrestre, l'assassinio di Abele, l'arca di Noè, il diluvio universale, la fede di Abramo, il sacrificio sul monte Horeb, la storia di Giuseppe, figlio d'Egitto, questa è molto molto sviluppata, la Sura 12, alcuni profeti, il re Salomone, la storia di Maria, madre di Gesù, detto appunto Issa. Questi testi non sono identici a quelli della Bibbia, e qui può entrare perché, come, insomma, lasciamo questa discussione a parte. Per comprendere poi i nostri fratelli e sorelle di fede islamica, dobbiamo anche tener conto del fatto che accettano molti detti attribuiti a Muhammad, denominati hadith, plurale hadith, che non sono nel Corano.
Ovviamente poi ci sono tutte le scuole teologiche anche nell'Islam, come le abbiamo anche noi, ci sono mistici, poeti, laici, devoti, imam, che con i loro insegnamenti e le loro interpretazioni, dunque una ricchezza immensa di dominio e non tutta esplorata. Pensiamo alla grande biblioteca di Tombuctù, che è ancora tutta da analizzare, fortunatamente una buona parte è ancora conservata, anche se attualmente ancora in casse, quindi rischio di deterioramento. Veniamo a Maria. Maria, dunque, come è già stato detto, è menzionata 34 volte, qualcuno dice 36, talvolta brevemente come madre di Gesù, ma sappiamo che nel mondo della cultura araba, ecco, il nome del padre è molto importante, infatti troviamo Bin o Ibn, figlio di, e Gesù, Issa, è proprio appunto nominato Ibn Mariam, figlio di Maria. Una donna dunque a cui si rende onore. Troviamo brevi frasi nelle sura 4, 5, 21, 23 e 66. Testi più ampi nelle sure 3 e 19. È l'unica donna, è già stato ricordato, menzionata per nome. Certo, il Corano conferisce un grande onore a due mogli di Muhammad e a Fatima, la figlia amata. Però il nome non è mai menzionato. Andiamo alla famiglia. Consideriamo alcuni testi. La terza sura ha una descrizione essenziale della nascita e dell'infanzia di Maria. Sua madre, sposata con Imran, il nome della madre non si dice, ma poi nella tradizione è chiamata Anna, come la nostra tradizione. Imran sarebbe appartenuto alla linea genealogica del re Davide. Dopo un'intensa preghiera, la coppia ricevette la gioia di una bambina e Anna invocò Allah affidandola a lei. Il testo coranico: la metto sotto la tua protezione, lei e la sua progenie, contro Satana il reietto. Ecco, troviamo appunto una pittura di Mogol, il pittore Dharmadasa. Lavoravano per imperatori musulmani e anche qualche pittore indù. Ecco. E poi questa della nascita di Maria si è anche ispirata non arrivavano in India ovviamente e in Iran, le pitture a olio, ma le stampe. E qui ne troviamo una appunto di Cornelio Court. E vedrete subito, purtroppo tre sono troppe a metterle insieme, quanto quella di sinistra sia ispirata appunto alla precedente. Vediamo se funziona. Ecco. Quella di destra è una cartolina, e purtroppo l'ho lasciata in Pakistan, sarebbe anche colorata, che ho trovato sul mercatino, così casualmente, mi ha incuriosito, è chiaramente che è ispirata alla pittura della nascita di Maria, però non l'abbiamo dimenticato, era intitolato Nascita di Vishnu. È cose che succedono. Sì, adesso scrivo a un amico, se per caso, una curiosità se volete, la tomba di Imran si trova a Muscat, all'Oman, ed è ben lunga ben 62 metri. È la più lunga tomba del mondo, quei 62 metri, magari per il professor Bon Giovanni. Ecco, comunque a grande attenzione, grande devozione. Allora, per assicurarsi che la bambina avesse una bella educazione, venne affidata a Zaccaria, padre di Giovanni il Battista, quello che noi chiamiamo Battista appunto, poiché Zaccaria era stato scelto con un sorteggio per questa missione nei confronti di Maria tra numerosi contendenti. Fu Zaccaria dunque ad accompagnare Maria al Tempio e già all'arrivo Maria mostrò un'attenzione tutta particolare. In un balzo percorse tutti gli scalini, che in realtà più antica tradizione sarebbero 7, tradizione musulmana, tradizione cristiana anche, e
e bisognava recitare i sette salmi, Maria in un balzo fu in alto dove il sacerdote la stava attendendo. C'è questa, ce ne sono altre, per inteso, immagini. Ecco. Allora, ancora più sorprendente, come ricorda il Corano, era il fatto che ogni volta che Zaccaria andava a trovare Maria, poteva vedere che era ben fornita di cibo. Lui si preoccupava che avesse del cibo da mangiare. Ovviamente questo cibo veniva dal cielo, dice il Corano. E ogni volta che Zaccaria entrava da lei nel santuario, vi trovava del cibo e le diceva: «O Maria, d'onde ti viene questo?» Ed essa rispondeva: «Mi viene da Dio, perché Dio dà della sua provvidenza a chi vuole senza conto». Le citazioni, ricordo, che vengono dalle traduzioni di Bausani, del Corano, tradotte da Bausani. La prima parte di questo versetto, ogni volta che Zaccaria entrava da lei, nel santuario, nel tempio, è spesso posto sulla cornice del mihrab, cioè la piccola nicchia che indica l'orientamento della preghiera, così che ogni musulmano, l'orientamento verso la Mecca, no? Lo sappiamo. Ogni musulmano che entra nella preghiera legge questa scritta e, pur non parlando di Mariam, ma di lei, sa che si riferisce appunto alla Madonna e questo costante richiamo. Siamo partiti proprio dall'Annunciazione e andiamo a vedere nel seguito del percorso appunto della Madonna, dopo il Tempio, l'Annunciazione. Secondo un'antica tradizione cristiana e musulmana, avvenne un primo incontro dell'angelo, prima che nella casa, presso la fonte. Se voi andate a Nazareth, c'è la grande basilica dell'Annunciazione, ma più in alto c'è la chiesa dell'angelo Gabriele, dove scorre l'acqua, e questa è una tradizione, diciamo, del mondo cristiano e del mondo musulmano. E qui troviamo una stupenda miniatura del 1300 dall'Iran. Devo dire che l'arte iraniana è veramente eminente, oggi la si sta riscoprendo, l'arte persiana, insomma, la si sta riscoprendo. Vedete l'angelo, Maria, e chiaramente queste due immagini sono ispirate anche dalle miniature, dalle icone greche. In mezzo quella grotta con l'azzurro indica l'acqua, le montagne invece sono in stile cinese, influssi dunque d'arte. E sul bordo è scritto: Maria andò a cercare acqua e la camminò finché giunse a una grotta nella quale scorgava una sorgente. Gabriele, che si manifestava in forma d'uomo, stabilì un colloquio con lei. Secondo altri invece non avrebbe parlato, ma lei poi si è ritirata, ecco, e si è ritirata a casa sua, e lì l'angelo la raggiunge. Ed ecco la terza sura: e quando gli angeli dissero a Maria: «O Maria, il Dio t'annunzia la buona novella d'una parola che viene da Lui, e il cui nome sarà il Messia, Issa, figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro, e uno dei più vicini a Dio, ed egli parlerà agli uomini dalla culla come un adulto, e sarà tra i buoni». «O uomo», rispose, O mio Signore», rispose Maria, «come avrò mai un figlio se non m'ha toccata alcun uomo?» Rispose l'angelo: «Eppure Dio crea ciò che egli vuole. Allorché ha deciso una cosa, non ha che da dire sì, ed essa è». Possiamo vedere in questo il testo della decisione di Dio di inviare un Messia che gli sarà molto vicino. Egli è la sua parola e sarà onorato sulla terra e nel cielo. Sarà un maestro per il popolo, iniziando già a parlare fin dall'infanzia. Sarà santo e portato molto vicino a Dio. Ecco un'altra versione, vedete, Mogol, dell'Annunciazione, indiana questo caso, dunque parlando di Mogol parliamo di India. Abbiamo potuto conoscere in questi versetti la concezione musulmana di Gesù. Maria sarà sua madre senza violare la sua verginità
e ciò accadrà per una speciale potenza di Dio che può creare ciò che egli vuol portare all'esistenza. Un'altra pittura, ecco, non chiarissima ma evidente, l'angelo non entra nella casa, rimane esterno, questa è iraniana, attualmente si trova a Edimburgo. Poi un testo più ampio, esteso dell'Annunciazione, si trova dal versetti 16-35 della Sura 19, intitolata appunto Maria, che contiene ben 98 versetti, di cui una ventina dedicati all'Annunciazione. E nel libro ricorda Maria quando s'appartò dalla sua gente lungi in un luogo d'Oriente. E noi la inviammo il nostro spirito ed apparve a lei sotto forma d'uomo perfetto. Ella gli disse: io mi rifugio nel misericordioso avanti a te, e tu sei timorato di Dio. Le disse: io sono il messaggero del tuo Signore per donarti un fanciullo purissimo. E come potrò avere un figlio? Rispose Maria: se nessun uomo mi ha toccata mai, io non sono una donna cattiva. Disse: così sarà, perché il tuo Signore ha detto, cosa facile per me è questo. E noi per certo faremo di lui un segno per gli uomini. Ed essa lo concepì e s'appartò col frutto del suo seno in un luogo lontano. Ora le doglie del parto le spinsero presso il tronco di una palma. Diceva: me disgraziata, fossi morta prima e fossi già del tutto dimenticata. Allora chiamò una voce di sotto la palma: non attristarti, se il Signore, perché il Signore ha fatto sgorgare un ruscello ai tuoi piedi. Scuoti verso di te il tronco della palma, e questa farà cadere su di te datteri freschi e maturi. Mangia dunque, bevi e rinfrancati. Ecco una stupenda, questa è la nascita, stupenda miniatura conservata a Dublino. Maria si era seduta, una palma secca dal suo lato, poi scopre invece che c'è i datteri, sotto sgorga l'acqua. E i datteri certamente, ecco, cibo anche sacro per l'Islam. Poi venne col bambino portandolo in braccio. O Maria, gli dissero, tu hai fatto una cosa mostruosa. Ed essa indicò loro il neonato e dissero, come parleremo noi a chi è ancora in culla bambino? Ma il bambino disse, il bambino parla, in verità io sono il servo di Dio, il quale mi ha dato il libro e mi ha fatto profeta, e mi ha benedetto dunque io, che io sia. Questo è Gesù, figlio di Dio, ecco, figlio di Maria, secondo parola di verità che alcuni mettono in dubbio. Ecco il bambino che parla, la fiamma indica la santità. L'uomo sullo sfondo è il demonio che ghigna, che un po', insomma, ecco, non ho tempo adesso di commentare molto. Vi ricordate anche nel tappeto iniziale, il bambino sulle ginocchia parlava, dopo lo hanno adorato. Ecco questo. Ancora un altro bambino che parla, Maria, iraniana, questa pittura. Maria è la donna certamente della parola. Maria si devota dal Corano, devota al tuo Signore, prostrati e adora con chi adora, e rammenta anche colei che custodì la sua verginità, sì che noi alitammo in lei il nostro spirito, rendemmo lei e suo figlio un segno per le creature. Noi insufflammo in lei il nostro spirito, che credette alle parole del suo Signore e nei suoi libri, e fu una delle donne devote. Ancora il Corano, sua madre di Gesù, la madre di Gesù, era una santa. E quando gli angeli dissero a Maria: o Maria, in verità Dio t'ha prescelta, t'ha purificata, t'ha eletta su tutte le donne del creato. Questi testi hanno colpito e colpiscono certamente anche noi cristiani, questa conferma della nostra fede. Tanto che i francescani di Split
mettendo un quadro di Maria circondato da chi ha sostenuto l'Immacolata Concezione, hanno riprodotto anche Mohammed, profeta dell'Islam, lo vedete là sul fianco, sulla vostra destra, ecco, e a Split questo, ecco. Dunque, tutti i credenti cristiani e musulmani concordano, almeno dogmaticamente, sul fatto che Maria fosse vergine quando concepì e mostrò Gesù. Il Corano ripete più volte che Maria mise al mondo Gesù rimanendo vergine. Noi cristiani diciamo anche dopo, il Corano non si occupa del dopo. Ecco, come dicevo, ignorano Giuseppe, ecco, e qualcuno dice però che era il cugino a cui venne affidata dopo che Zaccaria fu ucciso. Questa è un'altra storia. Riconosco dunque Maria diverse qualità come la castità, l'obbedienza, la veridicità, l'essere purificata da Dio, l'essere scelta da Dio, soprattutto le donne, essere guidata dagli angeli, ricevere cibo da Dio, portare il Messia. E dal Corano. E quando Dio disse: O Gesù, figlio di Maria, ricorda il mio favore verso di te e verso la madre tua. Sulla nascita di Gesù abbiamo pochi testi nel Corano. La tradizione islamica e musulmana, sì, ce ne sono vari. Mostrerò soprattutto delle immagini perché il tempo scorre. Sono immagini alcune ispirate chiaramente all'Occidente, altre invece sono più, ecco, iraniane. Questa è una coppia dell'impero ottomano, e questa qui che vedete là così, ecco, una coppia di mercatino, diciamo. Il demonio è diventato tutto gioioso, allegro, insomma il pittore così l'ha rappresentata. Un'altra iraniana, la vediamo, ecco, con questa fiamma che sono diventati dei enormi cappelli. Qui ne troviamo una che viene dalla Siria, e che attualmente si trova nella cosiddetta sala della festa di Aleppo, ora si trova al museo di Berlino, in sezione islamica. Certe volte si copiava, ecco, e qui vediamo sulla sinistra una di Dürer e sulla destra una colorita, ridipinta in India, certamente anche con una grande, bella qualità di colori ben indovinati, penso anche Dürer. Interessante questa, dove sotto c'è l'Annunciazione e sopra c'è Maria col bambino, ecco, e viene anche questa dall'India. Così anche quest'altra, molto interessante, ecco l'angelo dell'Annunciazione, e nello stesso tempo Maria, e qui è la palma e l'acqua e la fonte. Dopo ogni pittura naturalmente avrebbe bisogno di un magnifico commento artistico, il tipo di montagne anche ispirate dall'arte cinese, altre floreali. Ecco. E andiamo. Ecco. Parte Folmer ha già esposto, adesso attualmente è a Zurigo. Esponendo proprio oggi, mi ha detto: vieni, dai, trova una giornata. Siamo amici, insomma, io non ho i soldi, lui ce li ha. E comunque ci scambiamo le informazioni. Ma non è un ricco, ma è un appassionato, certamente segue. Ecco, vediamo altre rappresentazioni. Ecco questo. E scusate, sorprende, ecco. Qui vediamo, appunto, sta in esposizione al museo di New Delhi, se voi andate troverete, almeno al mio tempo era esposto, una venerazione di Maria. Adesso. Sorprendente è questa borraccia, perché viene certamente dal, diciamo, dall'atelier di Solimano, da un sultano, l'arte solo all'atelier imperiale si facevano tali. Vediamo al centro Maria in trono, c'è la nascita di Maria, c'è anche altri eventi, la Madonna, i Re Magi, eccetera, come anche quella che segue,
un candeliere, no, in cui vediamo Maria, cioè la presentazione di Gesù al Tempio. Devo dire che anche gli esperti musulmani non sanno darsi una spiegazione. Erano fatte per fare un omaggio a qualche nobile cristiano, erano fatte per devozione, non sappiamo. Ecco. Sono state esposte anche a Parigi, appunto, nell'arte, tradizione dell'arte musulmana. Dei magi per sé non se ne parla nel Corano, ma nella tradizione artistica, questa è una semplice miniatura, insomma, del mercato, ecco, di Istanbul, ho trovato. Ecco. Invece è molto diffusa la tradizione della fuga verso l'Egitto, la persecuzione, e durante questa fuga Dio ha provveduto i datteri. E così anche del figlio di Maria e di sua madre, noi il Signore facemmo un segno e demmo loro rifugio su un'altura tranquilla e irrigata di fonti. E qui allora gli etiopi dicono è venuto su, perché era troppo caldo giù nell'Egitto, sono saliti, è molto venerata ad Assum in Egitto. Vedete dunque una miniatura, una stampa occidentale, la miniatura, tre personaggi sul fondo che potrebbe essere un riferimento appunto ai magi. Il Corano no, dice pochissimo sulla vita di Maria, ecco, sulla vita di Gesù e di Maria, poi quando Gesù... Dio mi ha prescritto la preghiera e mi ha fatto, dice Gesù, e mi ha fatto dolce con mia madre che mi ha fatto violento, non mi ha fatto violento e scellerato. Troviamo, questa viene dall'Iran, è lì a Trento dove io vivo. Vediamo l'omaggio di un pittore al Papa Benedetto XVI, immagine, è un libro del Vangelo intero. Un altro omaggio fatto da un altro pittore musulmano iraniano al vescovo cattolico di Teheran alcuni anni fa. Una rielaborazione, qui adesso la vediamo, Mogol, alcune pitture, alcuni collage, quello di centro è certamente un collage, le altre due sono invece dipinte appunto da Dash, che è un famoso pittore. Ecco allora una visita di omaggio alla Sacra Famiglia, a Maria e Gesù, perché di punto Giuseppe, angeli in cielo, si abbonda. Quella più sorprendente è quella che segue, dove c'è una deposizione. E sappiamo che questa deposizione della croce di Gesù, con Maria l'addolorata, è stata proprio voluta e diretta dal principe Salim, quello che poi è diventato imperatore Jahangir, no? Secondo grande, ecco. E Shahjahan è il terzo, quello che ha costruito anche il Taj Mahal, è il terzo. Dunque, e di quelli che si sono occupati dell'arte, ecco, c'erano stati già prima. E dunque, sorprendente, perché appunto una deposizione della croce. Allora, vediamo sulla sinistra l'originale, la stampa originale di Raimondi, è una pittura di Raffaello che purtroppo è andata persa, scomparsa, coperta, non sappiamo come è successo. E sulla destra l'immagine invece voluta da Salim, in cui fondamentalmente c'è la prima rappresentazione arricchita da angeli, arricchita da altre figure che vengono poi, si è trovata una stampa, la risurrezione dei morti alla fine dei tempi. Ecco, questa veramente sorprende, ma insomma nell'arte, nella storia, questo è un fatto. Qui troviamo una pittrice musulmana, Rahman, Soraya Rahman, del Bangladesh, che ha fatto queste pitture, Maria col bambino, vediamo, e poi un'intera via Crucis. Ecco. E poi, no, terminiamo con la... Ah no, non è quello che, beh, ormai ho perso i fogli. Terminiamo con questa, non il proprio termine, ecco, pittura di... un pittore libanese, Sufi, il quale nel 2010 ha fatto il drappellone per Palma di Siena, Palio di Siena, e ordinato appunto da
Provenzano, la zona di Provenzano, l'ha messo sotto San Giorgio, vestito dall'orientale, Medio Oriente, in alto Maria, guardate la croce cimata di Maria, al centro c'è la corona cimata di Maria, al centro c'è la croce, sulla sinistra c'è la stella di Davide, sulla destra la mezzaluna, simbolo dell'Islam. Omaggio a Maria, che viene attribuito a vari popoli, e qui troviamo sorprendente anche questo. Sulla sinistra c'è una riproduzione in fondo di Maria Salus Populi Romani, ridipinta da tempo di Jehangir, no? E sulla destra due musulmani, i quali offrono uno un anatroccolo, l'altro una gabbietta, e se si, insomma, prendendola un po' con la lupa, con la lente, si vede che c'è dipinto dentro un uccellino, che fanno omaggio alla Madonna. E siamo lieti che anche dunque i nostri fratelli musulmani e cristiani insieme possiamo rendere questo omaggio a Maria. Ecco, io ho rispettato i tempi. Grazie per ora. Grazie Eccellenza, perfettamente in tempo, anzi con qualche minuto di anticipo. Veramente grazie per questa bella presentazione, anche il sapiente uso, il sapiente mix di immagini e di testi, anche delle sure che lei ha citato, che sono veramente importanti e ben combinate, e quindi la ringraziamo per questa ricerca, ecco, che mostra tutta la sua competenza e ricerca di lunghi anni, e anche l'aver lavorato in determinati contesti, perché ecco, aver trovato anche delle immagini interessanti sulle bancarelle poi averle riproposte vuol dire avere un occhio attento, sì, a questo. Quindi, poi libri di varie lingue, poi ci sono certo. I suoi testi che comunque parlano di questo. Ma anche, quindi grazie davvero, molto interessante. Ecco, tempo ne abbiamo per approfittare della presenza qui del nostro arcivescovo, ma anche soprattutto della sua competenza in questo campo, quindi il momento è per tutti noi, con domande e osservazioni. Prego sempre di presentarsi brevemente prima di ogni intervento. È un campo un po' nuovo, lo riconosco, ma si sta diffondendo, seguo un po' più o meno da 25 anni e vedo che sempre di più si trovano pubblicazioni, articoli, certo, non moltissimo in italiano, ma insomma inglese, tedesco soprattutto, e francese anche. Sì. Bismillah, nel nome di Dio, sono Muhammad, Eminenza. In primo luogo vorrei ringraziare Sua Eminenza per aver scelto bene l'argomento e per aver presentato oggi utilizzando l'arte e la grafica. Abbiamo davvero bisogno di parlare molto dei punti in comune tra le religioni e di farne un punto di convergenza, cooperazione e maggior comprensione. Mentre parlavi, mi è venuto in mente il giorno della nascita di mia figlia Maria, e le ho scelto questo bel nome, Mariam o Maria. Circa due giorni dopo ho fatto il titolo del mio sermone, mia khutba in arabo, alla grande moschea di Roma, e l'ho chiamata Maria, come ha detto la madre di Maria quando l'ha partorita. E se Maria, figlia mia, fa qualcosa che non ci piace e vogliamo obiettare a lei, allora ci dice che sono stato menzionato nel Corano a mio nome e nessuno mi obietta. Quindi ci fa ridere e lasciala. Veramente vorrei dire, cristiani e musulmani dovrebbero andare oltre la tolleranza,
consapevoli delle loro differenze, ma anche consapevoli delle cose che hanno in comune, ed essere per questo grati a Dio. Siamo chiamati a rispettarci reciprocamente. Nel dialogo sulle religioni bisognerebbe evitare la generalizzazione. Le tradizioni religiose non possono essere giudicate sulla base di un singolo versetto o di un passo dei rispettivi libri sacri. Per una giusta comprensione occorrono sia una visione complessiva e sia anche un adeguato metodo ermeneutico. Vorrei concludere questo intervento con le belle parole che sono state menzionate nel hadith dell'imam Ahmad ibn Hanbal, che Dio abbia pietà a lui. Un uomo andò da Gesù e gli disse: maestro del bene, insegnami qualcosa che tu conosci e io non conosco, che giova a me e non nosce a te. Gesù gli domandò questo: che cosa dovrebbe essere? L'uomo disse: come può un servo essere veramente timorato di Dio? Gesù rispose: la cosa è semplice, devi amare veramente Dio nel tuo cuore e porre al suo servizio con tutte le forze la tua vita ed essere misericordioso verso gli uomini della tua razza, così come ti mostri misericordioso verso te stesso. Egli disse: maestro del bene, chi sono gli uomini della mia razza? Tutti i figli di Adamo. Questa era la risposta di Gesù: tutti i figli di Adamo. Io credo, anche posso citare qui, nel sì, musulmani e cristiani non vivono in pace, il mondo non può essere in pace. Facciamo quindi in modo che le nostre differenze non provochino odio e conflitto tra noi, gareggiamo agli uni con gli altri, così possiamo vivere in pace e in completa comprensione. Grazie Sua Eminenza ancora. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Shukran. Volevo dire che io vivo in Francia, sono una piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucault. Vivo in Francia, a Saint-Denis, nella diocesi di Saint-Denis, dove questa sensibilità, faccio parte anche del gruppo diocesano di dialogo cristiani e musulmani, e c'è un'iniziativa che è nata, è diventato un gruppo molto importante, adesso si chiama Ensemble avec Marie. E fanno delle iniziative, cioè ci si incontra non per parlare di cose teoriche o di religione, non so quale è, ma c'è cioè come uno scambio su quello che ci accomuna. E proprio domenica hanno fatto tutta una giornata a Parigi con varie iniziative e poi c'è stato anche il coro misto e così. E è molto forte questo, questo gruppo, se l'ho cercato, si chiama Ensemble avec Marie, e è proprio la figura di Maria che ci accomuna. Certo. Grazie. Sì. C'è in fondo. Se vuole commentare questi due, aspettiamo un po', sì. Dopo, se mi dai 3 minuti. No, neanche, certo. Prego. Grazie mille Eminenza, sono padre Fidelis Monfortano. Sono Monfortano. A Monfortano. È una cosa molto interessante quando noi parliamo Maria nell'Islam e anche Maria nella nostra Bibbia. Sappiamo bene che nella Bibbia sono pochi versetti che parlano su di Maria, di circa 134 oppure 135 versetti, sia nel ma nel Quran c'è un libro proprio che parla su di Maria, Surya Maria. Per quanto riguarda la figura di Maria, nell'Islam, quello che so,
come dire, una persona molto amata dalla gente, dai musulmani. E come possiamo dire, come la figura di Maria, come il punto di fare dialogo tra i musulmani e anche i cattolici. E questa è la prima, come un commento, oppure possiamo chiedere come si fa il dialogo tra i musulmani e i cattolici per quanto riguarda questa figura Maria o Maria. E la seconda, io vorrei sapere, perché mi sono dubbi ancora, quando si parla la figura di Maria nel Quran, qualcuno dice che Maria è sorella di Mosè, e anche l'altra persona, qualcuno anche dice come Maria è figlia di Imran, Joachim. Come si può spiegare questo pensiero? Grazie mille. Grazie. Vuole rispondere? Questa frase, c'è una frase quando Maria si presenta al villaggio dopo la scena della palma e dicono: ma Maria, sorella di Aronne, cosa hai combinato? Una maternità fuori del matrimonio? Beh, si può dare tante interpretazioni, vive della spiritualità di Aronne, spiritualità sacerdotale, ecco, può darsi che in uno dei manoscritti è sfuggito dentro questo nome, non è da darci tanta importanza, ecco, a questo riferimento, se non appunto, perché tutto il resto parla in un altro senso. È un versetto che inizia così, e io ho omesso, non l'ho neanche citato, ecco perché ci sarebbe stata... ho citato la frase: Maria, cosa hai combinato, quando ritorna nel villaggio? No? E poi sarà Zaccaria che le viene accanto e la protegge, e lì c'è un riferimento nel Corano, appunto come c'era in quel tappeto iniziale. E l'altra, sì, noi pensiamo che il padre, la nostra tradizione, ma non è nei Vangeli canonici, quattro Vangeli, ma in un Vangelo che chiamiamo apocrifo del 150 d.C., in cui si parla dei nomi dei genitori di Maria, Gioacchino, e l'Islam invece parla di Imran. Ma questo, insomma, sono questioni della storia. Sappiamo che circolavano in Arabia Saudita varie versioni un po' romanzate, un po' ispirate ai Vangeli canonici, un po' anche libere, racconti, ecco, come si fanno anche oggi certe volte, la Bibbia per i bambini, la Bibbia per i giovani, e apocrifi li chiamiamo, cioè non testi riconosciuti, e quindi un diverso nome, ma è sempre il padre di, ecco, Joachim, per noi cristiani pensiamo Imran per la tradizione, con quella tomba eccezionale che c'è a Muscat, ecco. Mentre dove sia la tomba di Anna non sappiamo. Poi c'era la domanda sul dialogo. Maria come... Oh, certamente, Maria non è un oggetto, non è un ponte, Maria è una persona, con la sua ricchezza di personalità, il numero dei versetti dedicati dal Corano, dalla Bibbia, beh, insomma, non ha importanza la quantità, ma la qualità, e lì non vogliamo entrare in giudizio. Certamente Maria ha tantissimi aspetti in comune, sia tra noi tra musulmani e cristiani, questo innegabilmente è una figura che accomuna. E dicevo, nel Libano hanno deciso, l'iniziativa è partita da un sheikh musulmano, mi pare tradizione sunnita, adesso il nome non me lo ricordo, ma insomma, ecco, proprio di questo, di fare una festa insieme e si trovano insieme a pregare. Cioè, Maria non è solo, devo dire che non è solo una figura che unisce musulmani e cristiani, pensiamo che c'è perfino il centro buddista mariano in Giappone, no? È una figura certamente che nella sua ricchezza di manifestazione, la sua fedeltà a Dio, nel suo spirito di servizio, nella sua bontà, nella sua purezza,
e la sua fedeltà alla parola di Dio, al servizio, rappresenta l'eminenza della qualità, ecco, ed è spirito di comunione. Si era parlato poi, sì, di superare la tolleranza, e lì devo dire che nei dibattiti internazionali qualche volta ci siamo scontrati col mondo, soprattutto francofono, qualche volta anche quello anglofono. Ecco, non è per distruggere il professore. No. Ecco, e dove tolerance, o la tolerance, ha un aspetto più positivo che non nelle lingue neolatine. Neolatine, tollerare, non è molto positivo. Ricordo proprio in Pakistan un convegno a cui avevo parlato di questo soggetto, dicendo che la tolleranza è il minimo, ma insomma dobbiamo superare, arrivare al rispetto, passare al dialogo e possibilmente alla collaborazione. Oltre alla tolleranza, dunque, ci sono ancora tre passi ulteriori da fare, perché penso che, come giustamente dicevi, abbiamo un unico Dio, siamo tutti figli di Adamo, discendenti, e quindi tutti fratelli e sorelle, e chiamati a collaborare per il bene comune, perché solo collaborando, appunto, si può costruire un mondo più e costruttivo. E Maria certamente si presenta come una figura eminente per la santità, come dicevo, e noi crediamo anche che possa intercedere per noi. Devo dire che anche molti musulmani la pregano, non ho menzionato che il tempo mi ha dato, cioè, dal Pakistan un missionario che mi ricordava due, diremmo, miracoli straordinari: una donna che non poteva avere bambini è andata davanti alla grotta e ha pregato, l'altra aveva il bambino che stava per morire, è andata in chiesa, ha pregato ed è guarito. Ecco, musulmani, insomma, sì. Ma casi così sono, insomma, numerosi, ecco, di preghiera. Di... Un'osservazione che qualche anno fa in Urbaniana c'è stata una conferenza, un convegno di studi dove c'erano alcuni studiosi anche di altri paesi, dalla Giordania, e adesso non ricordo, anche della Malesia, eccetera. E il tema di Maria è emerso un'altra volta e si propone di fare anche in alcuni paesi proprio una festività nazionale che unisca cristiani. Addirittura qualcuno in Giordania propone il giorno di Natale anche come giorno di festa comune, celebrando, no, la nascita di Gesù, e ci sono degli elementi in cui si potrebbe pensare che in un contesto musulmano si possa celebrare il Natale in maniera diversa, ovviamente, ma mettendo in risalto questo aspetto. Quindi ci sono delle organizzazioni che stanno lavorando, di, diciamo, cristiani in dialogo, cristiani e musulmani, che stanno lavorando su questo tema. Interessante, insomma, sì. È una strada interessante, una via interessante. Ma la preghiera davanti alle grotte di Maria, di Lourdes, così, è molto frequente. Devo dire che in Pakistan il Natale era celebrato da tutti, eppure siamo al 97% sono musulmani, ma insomma Natale era sentito. Sì, sì. E una volta erano arrivate delle suore in una scuola dove era 96% erano musulmani, hanno detto: insegniamo qualche carol ai bambini, dato che insomma in giro si sono accorti che i ragazzi ne sapevano più di loro, perché a casa ascoltavano Radio Londra e tutti i carol li sapevano. Ecco, sì, insomma, ho visto un'esperienza in Thailandia dove, no, siamo stato buddista, Natale non si celebra, non si fa. E poi a un certo punto anche loro, adesso il Natale, grande festa, e una cosa meravigliosa, ecco, della gente che offre per i poveri, buddisti che offrono a Natale in modo particolare, sono generosi. Il Signore influisce, insomma, in tanti modi, è il medesimo Dio, e come dicevi tu giustamente, ecco, amare Dio con tutto il cuore e misericordioso verso tutti. Essere misericordiosi, cioè operare il bene verso tutti. Bene, grazie. Prego. C'è la Livia. Dottoressa Livia. Buonasera, sono una studentessa della Gregoriana. Volevo chiedere all'Arcivescovo, guardando le bellissime miniature, ho visto che Maria è sempre rappresentata con Gesù bambino, quindi il senso della maternità. Mi ricordo in altri tempi a Betlemme
era quasi nella religiosità popolare che le donne che desideravano un figlio, anche musulmane, oppure per onorare lei in quanto madre, andavano alla grotta di Betlemme, ma tanto tempo fa. Poi una piccola testimonianza, a Notre Dame d'Africa ad Algeri c'è la statua di Maria dentro la basilica, però senza il bambino, e con i miei occhi, io stavo lì guardando, è entrato un gruppo di ragazzini che aveva vinto a pallone e andava a festeggiare davanti alla statua di Maria. Erano ragazzini musulmani, c'era il padre bianco africano che diceva: comportatevi bene, non si corre qui. Ma ho detto, fosse ancora questo slancio nei nostri paesi qualche volta. Ecco, e una delle miniature rappresenta Maria seduta con le gambe incrociate, il bambino, e entrambi sono uniti nella preghiera. Voglio chiederle qualche parola sulla preghiera. Grazie. Sì, ci sono dei riferimenti un po' nel Corano, non tantissimi, però Maria che contempla, Maria che ascolta la parola, Maria tutta santa, non è molto diffuso, ecco, questo concetto, però è considerata certamente. Direi che è più Gesù quasi che è l'uomo della preghiera che non Maria nel Corano, per quello che, insomma, con le mie conoscenze, il bambino, sì, ma quella è proprio quella d'inizio, inizio. Buonasera, io voglio chiedere una domanda. Sì, presenti. Io sono Jigme Thomas, un studente di professore Buongiovanni, facoltà di missiologia. Io vorrei chiedere se la sua osservazione, se c'è un progresso di idea, di concetto di Maria. Un progresso di idea o di concetto di Maria nel dipinti nel corso degli anni. Sì, allora, devo dire, nel mondo cristiano il primo che ha parlato di Maria nel Corano è un grande filosofo, ecco, Antonio Rosmini, 1845, ha preparato una conferenza per un vescovo, e solo 30 anni dopo si è saputo che in realtà non era il vescovo che, ma aveva questo. Però è rimasta una cosa isolata. Poi negli anni 50... un marocchino nel Marocco, ecco, che decise di diventare cristiano e anche francescano, che ho conosciuto anch'io, Jalal, no? Jean-Marie Jalal, francescano, l'ho conosciuto una volta, ho trovato, stavo in Svizzera per imparare il francese, lui era in convento, e lui ha scritto un articolo di una cinquantina di pagine, ecco, che ha influito poi anche sulla visione del Concilio Vaticano II, appunto, perché non è che si conoscesse, ecco. E, però per 20-30 anni non si è parlato molto. Poi invece è incominciato a diventare molto frequente, sia da parte cristiana, sia anche di pubblicazioni musulmane. Lungo i secoli c'erano sempre menzioni, ecco, qui non ho avuto il tempo di parlare della bibliografia, ma nel mio libro su Maria nella devozione dell'Islam, però è già di 13-14 anni fa, ecco, lì c'è un capitolo, appunto, alcune pagine almeno, sulla bibliografia circa. E certo, si sta riscoprendo, si sta vedendo i vari testi, come anche si sta riscoprendo dei testi di manoscritti, perché tanti testi sono manoscritti, oppure ricordiamoci che la prima tradizione, vabbè, a parte San Giovanni Damasceno, ma nel 1200 si discuteva se l'Islam sia una nuova religione o se sia una versione, diciamo, deviante, se mi permetti la parola, del cristianesimo, no? Cioè una versione cristiana. E quindi ovviamente che questi che sostenevano questa, mettevano in luce le somiglianze, fra cui quella di su Maria. Però tanti di questi studi andrebbero ancora fatti, insomma, sono migliaia di libri. Ecco. Come dicevo, poi la grande biblioteca di Timbuktu, l'ho appena letto recentemente, io pensavo fosse andata purtroppo distrutta, no, sembra che esistano 300.000 volumi.
tutti da studiare, da riparare, restaurare, però una cosa, molti sono in casse, ecco, quindi c'è ancora da studiare, a parte i testi del Corano che vanno analizzati, come anche noi, rileggendo, no, i testi della Bibbia, un po' alla volta si capisce meglio, ecco, e che non era che la piena di grazia all'inizio voleva dire Immacolata Concezione, poi più tardi si è capito, riflettendo, confrontando con altri testi, con, ecco. Poi dopo il vissuto, anche, scusi. Sono Lütfullah Göktaş, l'ambasciatore della Turchia, e volevo sapere, diciamo, se vorrei chiedere innanzitutto, diciamo, come e quando è nato questo, diciamo, la sua passione a questo tema, perché mi ha colpito, diciamo, la raccolta che ha fatto. Io ho visto alcune immagini, c'era proprio nelle sua, diciamo, collezione privata quasi, no? Come e quando è nato, diciamo, questa passione in questo argomento? La colpa è delle donne. Quando ero a Strasburgo, io ho studiato l'arte come tutti gli studenti, fanno il classico, l'umanistico. E quando ero a Strasburgo, le signore, le donne, funzionarie italiane del Consiglio d'Europa, mi hanno regalato un libro sull'arte mogol, che io non conoscevo, che ha studiato l'arte europea. Sfogliando, leggendo, ho visto che c'era una presenza cristiana. C'erano dei quadri, delle pitture ispirate, insomma, al soggetto cristiano. In Pakistan avevamo forme di collaborazione, come ho menzionato prima, il grande discorso, insomma, a livello intellettuale. Avevamo una collaborazione di studenti, di giovani, soprattutto la lotta contro l'uso della droga, la collaborazione nelle scuole. Ma, insomma, avendo una certa preparazione culturale, mi interessava anche vedere un confronto culturale. E una sera mi sono trovato accanto alla direttrice della scuola d'arte, scuola nazionale d'arte. E cosa si parla? Si parla di arte. E ho detto alla signora: ciao, ho scoperto che nelle miniature mogol, no? Ricordiamo che era un unico impero una volta, no? E Lahore era la seconda città per l'arte accanto ad Agra, la prima, seconda. Ecco. Ci sono dei soggetti cristiani. Ah, dice, domani può venire nel mio ufficio? Sì, sì, è 9:30. E chiama due professori e dicono, sì, c'è questi elementi. Bene, monsignore, se lei mi trova i soldi, scriviamo un libro. Ho detto, sì, non sapevo ancora dove trovarli, perché non erano soldi che potevo ricorrere a fondi per i poveri. No, capisce, questo non si trattava, si dava un progetto. Ho trovato però due fondazioni culturali, una olandese e una norvegese, che mi hanno finanziato il libro, e ho cominciato a studiare io, ho studiato loro, altri, e quindi è iniziato una prima pubblicazione in Pakistan, era l'incontro interculturale nell'arte, proprio sotto aspetto interculturale, in cui c'erano la presenza di elementi, diciamo, di tradizione cristiana, ma sono anche comuni, dopo alcuni sono comuni, altri non sono comuni con, ecco, con l'Islam, nella pittura mogol. Poi sono andato in Thailandia, mi sono occupato di altre cose, è ritornato però, insomma, il Papa mi ha chiamato, e sei vescovo a Trento, ho detto, beh, insomma, questo che una volta l'Islam era lontano, però adesso viviamo in mezzo a loro, sviluppo questo. Minimo di conoscenza noi diplomatici di lingue le abbiamo, e quindi trovandomi a Mosca ho cercato là, a San Petersburgo, sì, ecco, trovandomi là, nell'Ermitage, ecco, ho chiesto, arriva una banca, ecco lì, a un certo angoletto, dice, lei è quello che cerca pitture persiane, sì. E così un po' di russo, qualcosina capisco, poi naturalmente dal Metropolitan, qualche amico che va in America, dico, vedi se trovi, e da libri, sono stato alcune volte a Istanbul, e così, insomma, ecco. Poi c'ho questo amico Folmer, che insomma c'ha una bella, non solo su Maria, c'ha proprio, ma proprio questo soggetto, no? Quelli soggetti comuni
alle due religioni, lui raccoglie questo, ecco, si è specializzato, quindi qualche volta mi chiede cosa vuol dire questa immagine, che lui non è un biblista, insomma, io conosco un po' di più, e ci scambiamo, ecco, queste opinioni. Così è nata la cosa. Ma ringrazio le signore e le donne che mi hanno portato là. Devo dire che avevo trovato anche là, in Pakistan, quella che aveva fondato la Scuola Nazionale d'Arte, commossa di vedere che uno si interessava all'arte, insomma, perché non era tanto diffuso, insomma, ecco, con tutto, cioè i pakistani meravigliosi, ma insomma, altri. No? Ecco. Grazie. Io sono una studente di teologia fondamentale e ero molto affascinata dall'episodio della palma, della nascita di Gesù sotto la palma. E mi chiedevo se ci fosse un richiamo alla creazione, alla. E se ci fossero delle letture o delle rappresentazioni esplicite che accostano la figura di Maria a quella di Eva nell'Islam. Che non conosco. Non mi consta, però adesso non ho presente tutta la letteratura, non mi consta che ci sia nel Corano, ecco, il riferimento Maria Eva, non, ecco, però nella letteratura islamica e musulmana questa. Io ho studiato particolarmente il tema dell'annunciazione nella letteratura, quel libro che menzionava il professore, ecco, e ho 30-40 testi musulmani sull'annunciazione, ecco, forse qualcosa in uno, in egiziano, sì, forse c'è qualcosa sulla creazione anche, mi pare, Maria e la creazione, ecco, quello che ricordo adesso, però purtroppo non l'ho qui presente, ecco, ma il testo completo l'ho in quell'altro libro di questo, come qualche altro riferimento poi nella tradizione, che poi ci sono anche dei racconti negli hadith, non sono solo affermazioni, ci sono anche racconti. No? Maria che chiede a Gesù di intervenire perché era un povero, eccetera. Eminenza, una domanda. Nella tradizione cristiana, Maria avesse un fratello di nome Aarone? No. No. No, no, Maria è senza fratelli e senza figli, ha avuto solo Gesù Issa. Ecco, no, no. Il fratello Aaron si riferisce a Maria, sorella di Aaron e di Mosè. No? Ho detto questo perché questa domanda che ha fatto il nostro amico, mi ricordo bene fino adesso, vorrei risolvere il problema, risolverò. Perché alcuni musulmani dicono così che Maria aveva un fratello che si chiama Aaron, che io non sono d'accordo di questa opinione totalmente, sì. Sono contro. Nel riguardo, perché questa domanda è spesso rivolta a noi nel Corano, perché Dio ha detto, Ya Ukhta Harun, sorella di Aaron, perché Dio ha detto, io dico qui che Aaron era il nome di molte persone a quel tempo, in Bani Israele, in figli di Israele, non è il fratello di Maria. Aaron non è il fratello di Mosè. La prova è che c'era una grande differenza di tempo tra Imran, il padre di Maryam, e Imran, il padre di Mosè. Ed è stato detto che il nome Aaron è usato per riferirsi a un essere umano odicato, virtuoso e puro, ed è per questo che le hanno detto sorella di Aaron in senso figurato. Ah, okay. Grazie mille, scusate. Sì, sì, bene, bene, sì, sì. Grazie. Era un po', andava nella direzione di quello che diceva. Sì, io che ho letto, l'arcivescovo, sì. Non tanto una persona fisica quanto una spiritualità, che era quella immagine sacerdotale di Aaron, ecco. Non è... Bene, abbiamo... Sappiamo che nei manoscritti, sai, certe volte sono andati dentro delle parole, ecco, la tradizione, perché come nella Bibbia non abbiamo la prima versione, ma è così anche del libro sacro per l'Islam, non c'è la prima versione, ma abbiamo le trascrizioni, quindi insomma.
abbiamo cioè, tempo ancora. Come per dicevi Mari, tu non va presa una frase isolata, ma contesta. Sì. Grazie. Se abbiamo tempo ancora, se c'è qualche altra osservazione. Bene, allora ci avviamo alla conclusione. Quindi ringraziamo ancora una volta Sua Eccellenza, ecco, per questa ricca presentazione, ma anche per la bella conversazione che abbiamo avuto tutti insieme qui nella condivisione delle domande e delle osservazioni. Quindi ne usciamo anche più arricchiti, anche più, come dire, contenti, ecco, di trovare dei punti di dialogo, di spiritualità, di fraternità, di amicizia, no? Attorno, ecco, a delle figure così importanti nella nostra spiritualità come Maria. Quindi, ecco, grazie a tutti voi. Vorrei anche ricordarvi i prossimi appuntamenti, visto che abbiamo qualche minuto. Prima di tutto, dopodomani alle ore 17 avremo la presentazione di un libro che si intitola A Call to Dialogue, Christians and Muslims in Dialogue, Christians in Dialogue with Muslims, scusate, e che sarà nell'aula a fianco, nella C008, dalle 17 alle 19. L'incontro è organizzato dalla Facoltà di Missiologia e avremo la presentazione di questo libro, anche la mia presenza, ma con la presenza del decano della Facoltà di Missiologia, del segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Monsignor Indunil, e del preside del PISAI, padre Diego Sarrio Cuccarella. E poi quindi siete tutti invitati, ovviamente dovete registrarvi come sempre a questi incontri. Poi lunedì prossimo continuiamo con i nostri forum del lunedì e abbiamo la presentazione di un forum su Christian de Chergé, il monastero di Tibrin, segni di speranza nel vincolo della pace in Algeria, e abbiamo qui la nostra relatrice, la dottoressa Livia Passalacqua, ecco, che così sarà con noi e ci parlerà di questo tema anche altrettanto molto importante. Quindi anche qui dovete fare la registrazione sempre online per chi vuole fare l'incontro in presenza. La prossima settimana abbiamo anche una sessione di studi sul Corano a Roma. È diciamo un convegno riservato, cioè è aperto, ma bisogna farlo tramite la partecipazione, tramite prenotazione. Sono due giornate di studio e anche questo è un tema molto interessante, un tema sul dialogo islamo-cristiano. Non mi resta quindi che augurarvi una buona serata e a presto, rivederci. Grazie a tutti. Grazie. Bene.